Ragazzi, la regione Lombardia ha fatto di nuovo centro. Ebbene sì ragazzi, finalmente sono aperti gli ecoincentivi 2023, il bando cambia auto vetture di regione Lombardia e ci sono veramente tanti tanti soldi. Quindi mettetevi comodi ed ascoltate bene perché potreste avere anche 11.000 euro di sconto sulla vostra prossima auto elettrica. Sì, esatto, perché praticamente potrete andare a sommare gli incentivi statali che al momento equivalgono a 5.000 euro di sconto direttamente fatto in fattura, quindi non dovrete andare a tirarli fuori prima per poi recuperarli dopo, ok? Sempre se avete un'auto da rottamare. Noi oggi parliamo di auto elettriche, non parliamo di altro. Per l'altro diciamo che vi lascio tutti il link in descrizione. Sì, perché il bando Regione Lombardia è anche non solo per le auto puramente elettriche. C'è anche idrogeno e c'è anche insomma benzina, diesel, in base alla categoria di emissioni. Prima di tutto ragazzi volevo ricordarvi che per recuperare l'incentivo statale l'auto, se elettrica, non deve superare 35.000 euro più IVA. Alexa, quanto fa 35.000 euro più 22%? Corrisponde a più o meno 42.700 euro, quindi tenete bene a mente questo prezzo. La regione Lombardia invece ha scelto che potrete andare ad acquistare auto elettriche che costano al massimo 45.000 euro più IVA. Siamo quindi attorno ai 54.900 euro IVA inclusa. E oltretutto Regione Lombardia ha scelto che siano proprio le auto elettriche a ottenere più denaro da questo incentivo. Ah, che a proposito è di 11,8 milioni se non mi sbaglio. Quindi affrettatevi perché potrebbero finire domani mattina. Ora vi dico esattamente come funziona. Non dovrete fare nulla perché farà tutto direttamente la concessionaria. Ovviamente dovrete essere residenti in Lombardia, essere dei privati ed effettuare il pagamento con contanti o finanziamento. Contanti si fa per dire, ovviamente si parla di bonifico, assegno circolare, eccetera. Niente leasing quindi. E poi mi raccomando, dovete capire che se avete un'auto da rottamare l'incentivo è veramente alto, 4.000 euro. Se invece non l'avete, l'incentivo è solo di 1.000 euro. L'auto in questione deve essere vostra da almeno 12 mesi e deve essere per un massimo di euro 2 a benzina e euro 5 se diesel. Altra cosa fondamentale, le richieste che può fare una singola persona fisica sono uguali a 1, quindi non potete chiedere due volte l'incentivo. Altra cosa, tutti i concessionari, dato che andrete proprio in concessionaria a fare la richiesta, devono già essere stati precedentemente accettati. Ah, e altra cosa, ovviamente il veicolo che andate a radiare deve avere tutti i bolli pagati, quindi nessuna irregolarità sul veicolo. C'è un'unica clausola: vi dovete tenere per 24 mesi l'auto che andate ad acquistare. Quindi attenzione furbetti, perché non potete acquistare l'auto e poi andare a rivenderla nei primi 24 mesi. In totale, come dicevo prima, quindi potrete andare ad accedere ad 11.000 euro di sconto se acquistate un'auto elettrica. Perché 11.000? Beh, perché lo Stato ve ne dà già 5.000 e 6.000 ve li dà, diciamo, la Lombardia. Perché diciamo? Perché virtualmente la Regione Lombardia ve ne dà 4.000. Mentre invece la concessionaria è obbligata a farvi il 12% di sconto fino ad un massimo di 2.000 euro se andate a rottamare un veicolo, come vi ho detto prima, euro 2 benzina o fino a euro 5 se diesel. E se non andate a rottamare, lo sconto che la concessionaria sarà obbligata ad inserire in fattura sarà di soli 1.000 euro. E altra cosa, la prenotazione dell'auto e l'inserimento della pratica deve essere fatto dal 4 maggio 2023, quindi non è retroattivo. A parte tutte le concessionarie, ovviamente, che sono più o meno interessanti, io sono andato a telefonare direttamente a Tesla e Tesla mi ha confermato che applicherà sulle Model 3 e su anche le Model Y questo sconto di 2.000 euro se si va a rottamare o di 1.000 euro se non si rottama. A questo punto quindi
oggi che una Tesla Model 3 rientra anche negli incentivi statali, può essere acquistata a circa 31.900 euro. Oggi infatti da listino una Tesla Model 3 Standard Range Plus, auto veramente molto interessante, costa 41.690 euro, se non mi sbaglio. Ecco, fate meno 11.000 euro e avete il vostro prezzo. Non male quindi. Prima di correre e telefonare a Tesla, ragazzi, tenete presente questa cosa. Se avete già aperto un contratto con Tesla per andare ad acquistare un veicolo, magari proprio una pronta consegna di Model 3, non potete far altro che rescindere dal contratto, perdere i 250 euro che avete messo di caparra e andare a fare una nuova richiesta, un nuovo inserimento, diciamo un nuovo ordine. Tesla accetterà questa cosa e procederà per fare il tutto. E ovviamente ragazzi, mi raccomando, utilizzate il mio codice amico Matteo27396 che trovate in descrizione o anche a questo link. Mi raccomando, quando andate ad acquistare la nuova Tesla, fate il mio nome e date questo codice, così vi daranno 1500 crediti per andare poi ad utilizzarli per comprare dei supercharger gratuiti, oppure anche magliette, accessori e cose varie. E poi mi raccomando, fate anche una assicurazione casco. Se avete bisogno, info@matteovalenza.com, così vi do io l'indirizzo di un broker fidato che vi indicherà la migliore offerta per un'assicurazione casco. Prevedo che Tesla venderà veramente tante auto. Ma non solo Tesla, anche Fiat 500e, perché no? Volkswagen ID3, perché no? Skoda Enyaq, ma tante ce ne sono, ragazzi. Io sul mio canale le ho provate tutte, andatevi a rivedere i vari video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao, a presto.